ma quando non c'è gioco, vincere, cioè guadagnare la salvezza con il non gioco è una cosa che non è né da me né da Umberto. Penso che siano intorno ai 200-250, diciamo, questo offre lo spettacolo e queste sono le persone che vengono a vedere lo spettacolo. Quindi lei giustifica le assenze? Certamente che le giustifico, sarei pure io dall'altra parte a non venire. Le dichiarazioni del duo Bertolomo-Vangone fotografano i 90 minuti di Potenza Francavilla. I padroni di casa steccano ancora, cedono l'intera posta in palio ai cugini del presidente Cupparo e sprofondano sempre di più nei quartieri bassi della classifica. In formazione rimaneggiatissima, Marra deve fare la conta degli assenti, costretto a mandare nella mischia un 11 che si affida più all'improvvisazione che al gioco. 17esimo. Il primo guizzo è del Francavilla, che cresce con il passare dei minuti. Ci prova Secum dei 25 metri. 3 minuti più tardi si fa vedere il Potenza. Dimporzano lancia testardi, di spalla alla porta e bravo a girarsi, il tiro è centrale. Alla mezz'ora, brivido in area potentina. Il cross è di Dauria, che attraversa tutta l'area piccola. Gasperini manca clamorosamente il tapin. 41esimo, azione confusa al limite dell'area, padroni di casa vicinissimi al gol, la legnata di Vaccaro sul primo palo, Liccardo respinge. L'ultimo sussulto del primo tempo è sinnico, Secum ci prova su punizione, ma Napoli emula il suo dirimpettaio. Secondo tempo, Lazic passa al 4-3-3 con gli stessi uomini. Minuto 55, Vaccaro entra in area, da destra, cross ben calibrato, non ci arriva nessuno. Al 57esimo, il Francavilla passa. Fallo di Mautone su Alexic, al limite. È il solito Secum su calcio da fermo a togliere la ragnatela. Battuto Napoli sul primo palo. Francavilla 1, Potenza 0. Il vantaggio dà la carica in più ai sinnici, con il Potenza che sparisce man mano di scena. 66esimo, raddoppio mancato con Dauria che ci prova per ben due volte. Ma inaspettatamente si fa vivo l'orgoglio dei padroni di casa. Sciabolata di destro di Passon. La risposta puntuale di Liccardo. La gara si chiude definitivamente all'82esimo con Dauria che supera Vacca, entra in area e batte da due passi l'incolpevole Napoli. È il colpo definitivo del KO. Il triplice fischio del piemontese Gariglia sancisce la vittoria degli uomini di Lazic e i fischi del pubblico presente all'indirizzo degli uomini di Marra che abbandonano il terreno di gioco a testa china. Al termine della gara, il ritiro punitivo deciso dalla società. Il Francavilla Insinni invece si inserisce sempre di più prepotentemente nel lotto delle squadre che staccherà il pass per la Lega Pro. Quindi è una punizione per cosa? Cioè non basta nemmeno l'attenuante delle tante assenze? Ma chi gioca porta la maglia del Potenza Calcio, chi gioca prende i nostri soldi che noi doniamo ad altre imprese, alla nostra famiglia per giocare, e deve giocare. La sentiamo abbastanza traferato, forse sono un po' nervoso. Come si dice da queste parti, cioè la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la prestazione? No, è tutto l'insieme, cioè essere umiliati da un'altra squadra senza dare dimostrazione di gioco e di attaccamento alla maglia, questo mi dà fastidio enorme. Perfetto. Ma non è che barcola la posizione dell'allenatore? No, l'allenatore è un allenatore fino al 30 giugno.